Buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Professione Teatro. È sempre un piacere rincontrare l'amico Ernesto Maè. Siamo qui nella sua bellissima sede di Vocazione Arte Vesuvio. Cogliamo subito l'occasione, ecco, per parlare di questa scuola di recitazione che è aperta ad adulti, ma anche presenta diversi corsi per avvicinare i bambini al teatro, ma anche un corso, ecco, per cercare di infondere quella che è la passione teatrale anche nei ragazzini e negli adolescenti. Innanzitutto io ringrazio l'amico Giorgio perché è la parola, mai come in questa occasione tra di noi, la parola amico è davvero usata, si assume proprio la vera etimologia. Giorgio Bruno Giorgio, io mi imbroglio sempre, è un vero amico, una persona eccezionale perché per l'età che tiene io la trovo una persona eccezionale, va bene? Magari se fosse più grande sarebbe normale, è un giovane. Un Dopo questo giovane attestato di stima bellissimo, è andiamo a parlare un po' un dei giovane tuoi che ragiona impegni. da grande, da adulto. Ti ringrazio, troppo gentile. Allora, dicevamo, Vocazione Arte Vesuvio che ha una grande attenzione per il mondo giovanile e per gli adulti, che vede, insomma, come, ecco, centro focale quello del teatro. Quali sono le particolarità dei corsi che tu e altri, peraltro, esponenti importanti di grande caratura del mondo teatrale avete organizzato per questa scuola di teatro? Innanzitutto il nostro obiettivo è quello di sottrarre i ragazzi dalla strada e questo secondo me già è una cosa molto importante. Poi noi cerchiamo di dare ai ragazzi, innanzitutto non tutti gli iscritti che vengono da noi saranno poi attori, ma comunque serve il teatro e terapia per disinibirsi. Per avere l'approccio nella vita, per come colloquiare con gli altri, inserirsi nel mondo, nella vita. Il teatro è importante proprio per questo. E niente, noi cominciamo con, abbiamo un corso proprio avviamento al teatro, che sono proprio dei bambini che vanno dai 7 ai 12 anni. Poi abbiamo dai 14 anni in su, abbiamo questo corso proprio il mestiere dell'attore per chi vuole fare l'attore, va bene? E c'è questo corso qui, mentre invece quello là di prima, avviamento al teatro, è un corso per i bambini, ripeto, che va molto bene, il nostro fiore all'occhiello della scuola. E prima ancora abbiamo un altro corso che è giocando con il teatro. Sono bimbi di 4 anni, dai 4 a 6 anni, che noi l'abbiamo fatto a furor di popolo, sono venute delle mamme qua, dice, ma perché non, cioè, ma noi cominciamo dai 6 anni un po', cioè, no, ma perché non fate una cosa per i più piccoli, li escludete? Abbiamo fatto questa cosa, un esperimento riuscito l'anno scorso e quest'anno abbiamo ripetuto che l'esperimento è riuscito. Questi bambini che vengono qua dai 4 ai 6 anni cominciano a giocare, entrare nel mondo del teatro proprio giocando, no? Mia figlia ci fa fare delle cose semplicissime che però i bambini, penso che quest'anno faranno anche loro il Ah, saggio, perché bene. le mamme l'anno scorso si sono lamentate che non le avevamo inserite nel saggio in queste bimbe, che la maggior parte sono femminucce. E una cosa molto strana, no? Nel corso dei bambini, sia questo qua che ti sto narrando adesso, che quello di prima dai 7 ai 12 anni, la maggior parte sono bambine. Il corso degli adulti, la maggior parte sono maschi. È una cosa strana. Da grandi le donne si vergognano di... Non l'ho capito. Potrebbe magari sembrare strano ai nostri telespettatori questa diversificazione così ampia nei vari corsi per i bambini, però bisogna specificare che ecco, far approcciare i bambini al teatro è un lavoro molto arduo e deve attenersi a regole specifiche, anche perché proprio nell'ambito della psicologia ogni fascia d'età sappiamo va trattata in un certo modo. In questo senso io so che tu ti affidi a dei collaboratori, a dei docenti che sono qualificati e riconosciuti in questo ambito per, Riconosciutissimo. ecco, educare i bambini al giusto approccio al teatro. E questa è una cosa molto importante perché insomma, non vengono lasciati questi bambini nelle diverse fasce d'età allo sbaraglio. Ecco, ci sono dei corsi specifici per ogni fascia d'età, quindi ogni cosa ha il suo tempo in questa scuola.
Quindi molto bene anche la scuola che riguarda gli adulti. Io ho potuto assistere all'assaggio lo scorso anno e devo dire insomma che fu di un certo livello. Peraltro ricordiamo Alfonso Capuano, Giuseppe Miale Di Mauro, altri docenti, Antonella Maillet, che poi sono presenti anche sul sito Carmela internet. Iacono, che è un nostro nuovo acquisto, che è la maestra di canto di quest'anno, laureata al Conservatorio di Napoli, sta avendo un successo tra i nostri allievi, e grandi e piccoli, perché lei non fa solo canto, ma fa anche impostazione vocale. E quest'anno poi ci siamo arricchiti pure di Giuseppe Miale Di Mauro, il quale sta riscuotendo un piacere tra gli allievi e un interesse, lo seguono con molto interesse. Lo stesso Alfonso Capuano, ormai veterano della mia scuola, abbiamo iniziato insieme questa scuola con Alfonso, quindi io sono proprio orgoglioso del gruppo insegnanti, veramente, e ti dirò, Guidati poi dalla direzione artistica di Ernesto Maillet, quindi non dimentichiamo questa. ti ringrazio, però io devo ringraziare molto loro, perché veramente ricevo i complimenti dagli allievi, quanto sono bravi i maestri. Questo mi inorgoglisce tantissimo. Sì, io ho assemblato bella gente, ma io questo è quello che ci tengo. La differenza tra noi e le altre scuole probabilmente consiste proprio in questo. Noi facciamo teatro, insegniamo teatro perché ci è stato insegnato e abbiamo dei curriculum alle spalle, perché senza un passato, senza sapere da dove ne veniamo, non sappiamo dove vogliamo andare, giusto? Oltre che poi dalla grande esperienza giustamente nel campo direttamente a teatro e nel cinema, non solo sui libri, ecco, e nello studio. Ricordiamo peraltro che Vocazione Arte Vesuvio ha indetto ultimamente anche un concorso che si chiama Corto e Cortissimo ed è dedicato al mondo della sceneggiatura, che è aperto sia ai giovani che agli adulti, non ha limiti di età. Può essere una vetrina per chi ha intenzione o ha scritto una sceneggiatura. Vuoi parlarci un po' nello specifico di questo concorso? Che possibilità offre? Perché ci sono anche dei premi in palio molto Sì. particolari, Comunque, simpatici. di quei concorsi cinematografici affini ce ne stanno tantissimi, no? Ma il mio c'ha una piccola particolarità. In che senso? Perché io amo la sintesi. Sarà perché sono piccolo, amo le cose brevi. Quindi il nostro corto cortissimo consiste proprio in questo: scovare delle persone capaci di raccontare in 3 minuti o massimo in 10 minuti, 5 minuti, ma non di più dei 15 minuti, è il massimo, una storia. Io non amo le persone, quando le persone logorroiche. Io non amo le cose logorroiche. A me mi piace che in 4 parole ti esprimo il concetto, che magari a volte sciupiamo come fanno i nostri politici, no? Peraltro, queste sceneggiature che verranno poi inviate, poi troverete tutte le specifiche del premio sul sito internet, sulla pagina Facebook in sovraimpressione, verranno visionate da una giuria peraltro di professionisti, Abbiamo grandi visto. nomi, ecco, del mondo, dello spettacolo, del cinema e del teatro nazionali, e Vocazione Arte Vesuvio si impegnerà a produrre quello che sarà il vincitore delle categorie in Sì. gara, quindi è una cosa molto importante. Quindi abbiamo parlato di Vocazione Arte Vesuvio, abbiamo parlato del concorso Corto e Cortissimo, però sicuramente noi, i nostri telespettatori, vorranno sapere qualcosa di più di Ernesto Maillet, artista. Abbiamo saputo che tu sei stato, ecco, all'opera nella realizzazione di ben due pellicole cinematografiche. Sì. Dunque, ho fatto un primo film che ho finito le riprese meno di un mese fa, che si chiama Il giorno dopo, The Day After, che oltretutto è un titolo già di un altro film, ma in questo caso Il giorno dopo in italiano, però il film è girato tutto in inglese. Pensa alla mia età, ho dovuto imparare l'inglese. E ne sono orgoglioso perché ci sono riuscito. In un primo momento avevo detto di no, non ce la faccio. Invece ci sono riuscito. Quindi questo film viaggia un po', parte dalla storia, purtroppo, la dolorosa storia di Meredith, il delitto Meredith, di cui tanto hanno parlato i media. Parte proprio da questo. Infatti, tutto il film si svolge nella notte di Halloween. E qui ho lavorato con degli attori giovani, sconosciuti,
ma che sono sicuro che diventeranno famosissime perché sono bravissime. Infatti ho fatto i complimenti sia al regista Ruggero Deodato, che saluto con affetto, e sia ai ragazzi che hanno partecipato, che sono proprio bravi. Mentre invece poi l'altro film, che si chiama, è tratto da un libro molto conosciuto, molti telespettatori l'avranno letto, La guerra dei cafoni, e questo film è diretto da due registi, Davide Barletti e Lorenzo Conte, e questo è un film fatto solo con bambini, bambini che vanno dai 6 anni ai 14, 16 anni, qualcuno pure 18enne, e questa guerra continua di questi ragazzi, la guerra dei cafoni, perché c'è un gruppo di signori e un gruppo dei cafoni, quindi l'eterna lotta tra i due ceti sociali, no? Che si contendono questo pezzo di terra del quale si sono appropriati, ognuno ne fa la propria legione, occupando il territorio. Quindi c'è questa lotta di questi ragazzi. E io sono la persona più anziana, l'unico vecchio del film, che c'ho questo bar che sta proprio sul confine di questo territorio che si contendono questi ragazzi. Delle location bellissime, girato tutto in Puglia, la Puglia è meravigliosa, e quindi abbiamo girato questo film bellissimo, abbiamo finito le riprese proprio ieri, e di cui ne vado fiero perché sarà un film che avrà molte soddisfazioni. Il produttore, la Maximum, tende a portarlo a Venezia. Io credo che sia proprio un ottimo lavoro che può andare a Venezia. Che questo film è fatto proprio bene, e mi sono molto più che divertito, appassionato a farlo perché è bello, sono belle scene, insomma. Allora, con un benaugurale tanta merda, come si suol dire in ambito teatrale, noi siamo soliti lasciare, come ben sai, la nostra rubrica con una massima del nostro ecco intervistato. Quindi qual è la tua massima? Magari che riguarda un po' il teatro, il cinema, lo spettacolo, qualcosa che ti senti di lasciare ai nostri telespettatori? Chi va piano va sano e va lontano. È un proverbio, ma è così. Specialmente ai giovani, non correte, non abbiate fretta, il mondo è nelle vostre mani. Andate con calma e soprattutto fissate un obiettivo e lo raggiungerete sicuramente. Grazie Ernesto, alla prossima! Grazie a voi, grazie.